Ciao fanciulle e fanciulli, oggi ho voluto ricreare il trucco che aveva nella trasmissione C'è posta per te. Ha sintetizzato in un trucco tutti i trend di stagione, quindi pelle super luminosa, occhio nudo, leggermente accennato e labbra super super intense. Se vi piace, seguite il tutorial. Guardate un po', vedete? Spuntare questo crapino. Ecco, guardate chi c'è qui. Ma dimmi se io posso fare un tutorial con te. Dimmi. Dimmi se io posso fare un tutorial con te qua. Dimmi. Vabbè, vediamo. Amore, vediamo se riusciamo a fare un tutorial. Sbuffa anche. Prendo questo colore che è il Comette di Dior, è un ombretto cremoso, e lo applico. Ecco, ho sbagliato. Devo iniziare dalla base. Carolina, mi fai confondere. Allora, la base, dov'è la base? Qui. Per creare la mia base luminosa applico questo primer che si chiama Glow Maximizer ed è di Dior. Così ne prendo una pushata, anzi mezza, e lo applico su alcuni punti, come per esempio qua, sulle gote, in mezzo alla fronte, sul naso e sul mento. Ora prendo il fondotinta, questo qua è di Vichy, si chiama Tinta Ideale ed è il 15 Ivory Clair. Dice Carolina che non sta bene ancora, quindi stavo guardando. Lo metto così un po' sulla mano e prendo il mio amatissimo pennello di MAC e lo applico su tutto il viso. Ora passo al trucco sugli occhi. Per creare una palpebra luminosa applico questo ombretto di Dior che è il Comette, il 521, che era della collezione di Natale. Col dito lo applico sulla palpebra mobile andando a sfumare fino al sopracciglio. Ora con un pennello a lingua di gatto prendo il terzo colore della palettina Naked 3, che è questo rosa, ne prendo pochissimo e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile andandola a sfumare poi verso il sopracciglio. Ora prendo una matita nera, questa qua è pastello di Neve Cosmetics ed è liquirizia, con la mina abbastanza rigida, non di quelle morbide, e creo una riga sottilissima attaccata alle mie ciglia. Applico una matita color carne all'interno dell'occhio, questa qua è di MAC ed è la NC15NV20 ed è appunto così chiarissima. Ora tantissimo mascara solo sulle ciglia superiori. Io uso questo che è della Roche-Posay ed è il Respectissime. Nel frattempo cambia la luce, va via il sole, vabbè, gli occhi sono finiti. Ora applico il blush e applico questo qua di Givenchy, che è le Prisme Blush e il 22, il Vintage Pink, molto naturale, leggermente rosato, li prendo tutti insieme, rosato e luminoso, e lo applico sulle mie gotine. Prendo l'illuminante, la base, il primer illuminante di prima, il Dior
Glow Maximizer, ne prendo ancora così, mezza pusciata, ma anche meno. Lo metto sulla mano e lo applico qui sul zigomo. E ora le protagoniste assolute di questo trucco, che sono le labbra. Applico, prima di applicare un rossetto matte bello intenso, il primer di MAC, che si chiama Pep & Prime, ed è appunto questo rossettino trasparente che rende le vostre labbra idratate anche se il rossetto è opaco, e in più fa durare di più il vostro rossetto. Ora applico il rossetto, che è questo rosso aranciato, ed è un matte, è il Dangerous, che è questo colore favoloso. Ed ecco qui, questo è il trucco della nostra meravigliosa Charlize Theron. Spero tanto vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!